Ragazzi di Sacra, altresì chiamati Sporting Frullonia, contro lo Scarsenal. Ho dovuto prendere parte ai primi minuti di gioco, dato che Sacra è un imbecille. Giocavamo in tre, abbiamo preso gol, ovviamente non per colpa mia, che sono stato nettamente il migliore in campo in quei pochi minuti di gioco che mi sono stati concessi. È ma imprendibile fare là dietro. In prota, scambia con Sigona. Salva sulla linea, boffa. Caccavale altresì detto Kigos o Kigo. Docerino se ne va, Docerino mette il turbo e conclude con un destro imparabile sotto la traversa, il pareggio dello Sporting col destro di Nocerino. È arrivato lui, ha dato una svolta allo Sporting, l'anima della squadra. 1-0. Celentano, la conclusione sul primo palo. Mamma mia, boffa scatenato! Fa la perde però. Allora in prota la risposta ancora del portiere dello Sport. Sembrano uguali, l'ha presa male proprio. Ha detto vaffanculo vecchio di merda, perché non muori qua. Lei già non si altri perché già è lì lì per. Ringrazio il padre eterno che sta qui ancora. Fa pure impatto come ti che se si altera qua, altro che Milo e Deo. Proprio dal creatore. Pallone perso, allora Nocerino può andare da sorbo a giro, pallone che esce in soffio. Nocerino se ne va e calcia! Nocerino! Il gol del vantaggio, sempre Nocerino. 2-1. Noce! Dedicalo! Inizia qui il primo tempo sulla legge di 2-1 in favore del Sporting Frullonia. Inizia il secondo tempo del match tra Sporting Frullonia e Scarsenal, con legge 2-1 in favore dello Sporting. L'ingresso di Nocerino ha consentito ai ragazzi di Sacra di trovare la rimonta.
Celentano riparte, c'è Sigone in prota, servito con un pallone geniale, la risposta ancora. In prota il palo, a dirgli di no. Sorbo dentro Nocerino per il piattone, arriva anche la rete del 3-1, sempre Nocerino la difesa. Boffa mette il pallone dentro, c'è il contropiede, occhio scopertizia divisa dello Sporting, in prota calcia sull'esterno della rete. Celentano va sul primo palo e trova il gol del 3-2. Si riapre il discorso. No, chiama Giovanni, ha smodita molti. Sei pronto qui? Marco Bonillo mi ha fatto richiesta d'amicizia. Conclusione di Reale, arriva la rete del pareggio. Il 3-3 dello Scarsena. Ci vediamo quel pallone in più. Mamma mia, Elio, finisce qui il match, pareggio 3-3. No, fagli i mocerini. Siamo con chi conosce Antonio Sacra. Migliore in campo ovviamente non può essere Sacra, ma è Nocerino, l'avevano capito tutti. Tre gol per lui, ma non sono. Esatto, non sono bastati i tuoi tre gol a regalare la vittoria allo Sporting. Eravate in controllo 3-1. Poi cos'è successo? Una brutta sconfitta. Contento? È impazzito. È stata una profondità che ci è rimasta qua perché stava facendo 3-1 e volevamo vincere come valore. Il primo gol ce l'hanno fatto perché eravamo uno e meno. Perché sei un imbecille. Lui è un imbecille, lui ha dimenticato la borsa. La premiata ditta. Vabbè, però si è riscattato Nocerino con tre gol, invece Sacra non ha fatto un cazzo. Grande Sacra! Tutto io. Anto, quindi sono due punti persi oggi. Sì, anche perché comunque tornavamo da una serie di vittorie consecutive. Pareggiare così all'ultimo secondo. Interrompere questo bel filotto per un gol agli ultimi tre Zoppoli minuti. Che perdi soldi. Zoppoli che perdi soldi. È come Zoppoli che perde soldi, una cosa veramente brutta. Ha trovato Mino Sacra. Vabbè, Sacra, dalla prossima si torna a vincere. Ovviamente. Va benissimo, lo spero per voi ragazzi, complimenti, no, complimenti no. Grazie. Che si fa, Anto? Questa domanda è molto importante. Cosa fa Antonio Sacra questa sera? Ma è bellissimo questa intervista. Penso mi drogo, non lo so. Va bene, lo sa più.